Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ogni video che inizio sono in un posto diverso della casa. Stavolta siamo nella mia camera da letto davanti alla cabina armadio. Ok, forse così riuscite a vedere. Davanti alla cabina armadio perché è venerdì sera, stasera me ne sto a casa e mi sono messa in testa di fare il cambio dell'armadio perché effettivamente ho ancora i vestiti estivi, cioè vi faccio vedere. Ho ancora i vestiti estivi che ormai decisamente, decisamente non posso più indossare, che siamo quasi ad ottobre. Qui ci sono canotte, top, tutti, tutti senza maniche o a maniche cortissime. Quindi è arrivato il momento di mettere tutto via fino all'anno prossimo. Sig, un po' di tristezza, ma l'autunno lo adoro, quindi sono molto contenta. Se avete visto il mio ultimo home tour lo sapete, ma tutti i miei vestiti autunnali ed invernali sono sotto il letto. Quindi adesso, cioè il letto contenitore naturalmente, quindi adesso apriamo il letto e ci rendiamo conto di quanti vestiti dobbiamo spostare. E questa è la situation attuale, ragazzi. Allora, prima cosa è tutto coperto da questi sacchi che sono quelli sottovuoto, perché ovviamente non andasse la polvere sopra i vestiti. Quindi adesso togliamo come prima cosa tutti questi, che voi mi direte: ma Nicole, perché non li usi effettivamente per mettere tutto sottovuoto così hai più spazio? Non lo so, perché qui ho molto più spazio rispetto ad Amsterdam e non mi serve farlo, quindi per il momento questa è la soluzione logica, girl logic, che ho trovato. Ok, tolto tutto quanto e a parte qui c'è una coperta, poi sotto ci sono lenzuola e asciugamani in quest'angolino, diciamo, ok, qui. Tutto il resto invece sono proprio vestiti. Quindi questo dobbiamo far stare nella nostra cabina armadio. Inizierò prima svuotando queste mensole, metto tutti i top estivi da un lato e iniziamo a riempire queste. Così nel frattempo abbiamo svuotato un po' di spazio sotto al letto e possiamo appunto fare il cambio vero e proprio. Le primissime mensole svuotate, andiamo a riempire queste come prima cosa. Questo invece, se ve lo chiedete che cos'è, questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Chanel di un paio di anni fa, che poi era l'unico mai uscito, ed è praticamente una pietrina, cioè non so come chiamarla, assorbi profumo e quindi ci spruzzo il profumo e poi la metto nell'armadio in modo da avere tutti i vestiti profumati, ecco. È sempre un po' triste mettere via i vestiti estivi, però quanto è bello intravedere gli abiti invernali che non vedevi l'ora di tornare ad indossare, tipo questo maglioncino di Christian Dior che è stupendo, è super super lungo, quindi posso indossarlo anche con collant e stivali alti e lo adoro, è caldissimo, morbidissimo, super 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 comfy e nonostante inizialmente mi fossi pentita di averlo preso, poi l'ho rivalutato tantissimo. E altro maglioncino che non vedo l'ora di indossare nuovamente è questo di Gucci, ragazzi, ma guardate che cosa gli è successo. Adesso non fatevi venire un infarto. Ta-da! Si è completamente scucita la parte del maglione in lana con la parte del colletto. E penso che sia anche molto semplice da ricucire in realtà, e quindi devo portarlo. Questo è uno dei miei maglioncini preferiti e proprio prima di metterlo via avevo notato questa cosa, quindi avevo rimandato tutto alla prossima stagione e adesso devo assolutamente farlo sistemare, ma è stupendo, anche questo è super super morbido e caldo. Cipollino! E sei venuto anche tu a trovarci? Che cosa sto combinando qui? Che cos'è che sto combinando? Lo so, è tutto un casino qua. Mammina, ma che stai combinando? Ciao, amore mio! Ciao, amore mio! Adesso Denver esplora e controlla. E ha approvato il cambio dell'armadio, Bubu? Urla e se ne va. Tipico Denver. Bravo Denver, controlla che sia tutto a posto. Approva tutto, Bubu. Se non è approvato da te non va bene. Hai controllato? Ok, adesso se ne vanno. Patatoni, in qualunque zona della casa io sia, devono sempre starmi vicino. Altri maglioncini che non vedo l'ora di usare, adesso sono un po' stropicciati in realtà, ma sono questi di
Alberta Ferretti, non so se riuscite a leggere l'etichetta, anche questi, in particolare questo adoro perché è super super lungo, anche questo posso indossarlo con leggings, con collant, è caldissimo, è super 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 morbido, io li adoro questi. Poi vi farò vedere, invece ne ho un altro, però in versione più corta, e quello sto pensando se venderlo perché non lo utilizzo tantissimo, ma questo è il mio preferito di Alberta Ferretti. La mia cosa preferita da fare, tra l'altro, con questi maglioni che hanno il nome del giorno della settimana stampato davanti, li metto apposta nel giorno sbagliato della settimana, cioè questo non lo metterò mai di sabato, perché so che tutti poi mi diranno ma oggi non è sabato, quindi cioè, è proprio una cosa che ormai faccio apposta, io trollo così. Una cosa che mi sta tornando utilissima è che quando ho messo via tutti i vestiti autunnali invernali li ho selezionati per colore, perché appunto sto cercando di sistemare per colore, e quindi questo mi sta aiutando tantissimo perché sono praticamente già tutti messi uno accanto all'altro. Questa è un'altra felpa che mi piace un sacco e non so perché non la indosso di più, è di Versace, ma è molto semplice rosa e non è super super pesante, quindi questa sembra quasi rossa in videocamera, in realtà è proprio di un bel fucsia e in realtà è perfetta per questo cambio di stagione perché non è felpata all'interno, quindi è una felpa sì, ma rimane abbastanza leggera. Questo invece è l'altro maglioncino, sempre di Alberta Ferretti, anche questo è morbido, caldo, comodissimo, però questo è troppo corto, è onestamente troppo corto, questo è il mio classico problema, cioè la taglia mi sta giusta di larghezza e di lunghezza mi sta tutto troppo corto, sia per quanto riguarda il busto che per quanto riguarda le maniche, quindi appunto non so cosa fare o se escogitare qualche metodo per indossarla comunque, anche se è decisamente troppo corta, cioè su di me è praticamente un top sopra l'ombelico, ecco. Beh, sì, effettivamente con il rosa forse un pochino esagero così, tanto per dire, praticamente qui i maglioni sono tutti rosa e c'è solo ancora una mensolina lì, poi lassù ci sono felpe che comunque posso spostare nel caso ci dovesse servire più spazio, ma non ne sono certa, perché a questo punto possiamo iniziare a svuotare questa zona qua dove ci sono gonne estive, vestitini, altri vestiti estivi, altri vestiti estivi, altri vestiti estivi, altri vestiti estivi, anche se comunque mi serviranno molto presto perché volerò in un posto molto caldo, ma per il momento se ne vanno. Questo casino sono tutti top estivi, ok, che però adesso riusciamo a far stare nel letto. Scusatemi se vedete cavalletti, cavi e cose del genere, ma avevo bisogno di una luce extra per filmare questo video. E qui, come potete vedere, abbiamo già liberato un pochino di spazio, quindi adesso i top estivi vado a metterli qua. A parte là sotto che ci sono solo delle buste, un paio di beauty case, robe senza senso. A parte questo, abbiamo svuotato tutta questa colonna, lassù ci sono dei cappellini ma quelli li lasciamo. Appunto, per il resto anche queste mensoline e i primi due cestini li abbiamo liberati, adesso ci mettiamo altri maglioni. Questo è un altro completino che adoro e questo l'ho pagato pochissimo, l'ho preso su Shein e là è il terzo o quarto inverno, tra l'altro, che lo indosso ed è questo top. Molto molto carino, molto semplice, ma per me questo baby blu è perfettamente in palette, infatti ricevo sempre un sacco di complimenti quando indosso questo colore. E appunto c'è questo top molto morbido e caldo e poi in pandan dello stesso colore, me l'avete visto indossare migliaia di volte nei video, e in pandan c'è anche il cardigan aperto, questo non ha né bottoncini né niente ed è appunto uno dei miei maglioncini preferiti, pagato pochissimo. Altro completino che adoro è questo, che è simile all'altro, un po' più scuro, questo l'ho preso invece da Zara, anche questo credo sia la terza o quarta stagione che lo utilizzo, quindi niente male, ed è appunto di un blu un pochino più scuro, un pochino più intenso, con i bottoncini, e c'è sempre questo top dello stesso colore sotto, questo è un pochino meno morbido, altrettanto caldo ma un pochino appunto meno morbido, ma è bellissimo. Abbiamo praticamente riempito quasi tutto, qui ci sono i maglioncini,
partendo dal verde all'azzurro. Qua sotto c'è questo verde acqua, là dietro altri maglioncini, qui altri maglioncini, anche questo di Alberta Ferretti, c'è scritto Love is Love, mi piace un sacco anche questo. Questo invece l'ho preso su, penso anche su Shein. E poi qua sotto c'è il maglioncino Gucci che devo portare a riparare. Anche da questa parte abbiamo già riempito quasi tutto. Naturalmente i jeans e i pantaloni rimangono, non so perché, questi li lascio sempre qua, anche se alcuni in estate non li utilizzo, però insomma i jeans e i pantaloni sono un po' da entrambe le stagioni. E qui appunto è già tutto quasi pieno con i maglioni. Ci manca questa mensolina qua. E quindi vado a prendere la scala perché dovrò spostare anche le felpe lassù per fare un pochino più di spazio. Mi chiedevo dove fosse finita la mia felpa Dior. Questa è una felpa estiva in realtà ed era finita tra le cose invernali e non riuscivo a trovarla. Ecco dov'era, la metterò. Anche questa è molto leggera all'interno, non è felpata, quindi anche questa va benissimo come mezza stagione. La utilizzerò adesso più in autunno ed ha la scritta Dior. Però è fatta tipo in spugna, anche questa è super super comoda, naturalmente la scritta era rosa quindi non potevo non prenderla. E poi c'è anche questa pina che è un po' il simbolino di Dior. Uno dei miei maglioni preferiti in assoluto è questo di Dior con la scritta Jo Dior, che mi ricorda un sacco quella puntata di Sex and the City in cui Carrie aveva una t-shirt con lo stesso identico simbolo, la stessa identica scritta. Questo però è sulla schiena, davanti è semplice, semplice nero. E questo, ragazzi, è super super caldo, è morbidissimo. È un sogno indossarlo. Nel frattempo, nel letto, questa è la situazione. Quelli sono tutti vestiti estivi. Dobbiamo svuotare ancora questo lato qui e quell'angolino là. Qui ormai non ci rimane tantissimo spazio, come potete vedere. Ma dobbiamo ancora svuotare completamente tutta questa parte qui degli appendini in realtà. Attualmente questa è la situazione, ho raggruppato un pochino di più i maglioni, altrimenti ho visto che non c'era abbastanza spazio. E le mensole sono tutte piene fino lassù in alto, ci sono le felpe, poi quei maglioncini bianco e neri, neri, grigi, bianchi, rossi e appunto poi tutti quelli rosa che sono tantissimi. E qui sono riuscita a svuotare due cestini che mi serviranno per metterci le gonne invernali di cui mi ero dimenticata. Adesso sì che ci siamo, abbiamo sistemato tutti i maglioni, tutte le gonne e qui ho messo, avrete visto, qui ho messo semplicemente delle magliette più leggere, alcune in cotone, alcune in lana, però tutte molto sottili da mettere, quelle che metto sotto i maglioni, quindi niente di speciale. Una delle giacche che amo di più, questa è di Levi's, ma mi è stata inviata da Too Faced e adoro questa giacca perché è personalizzata. Qui c'è il nome del mio canale, Kiss Makeup 01, poi queste spillette carinissime. Siamo a buon punto, direi. Qui abbiamo svuotato tutto, ho lasciato solo questa camicia che alla fine è, la faccio vedere un pochino meglio, che alla fine è più, quasi più autunnale, invernale che estiva. E anche qui direi che abbiamo quasi fatto. Questa montagna incasinata sono le robe che ancora dobbiamo appendere e tutte le cosine invece sistemate. Queste qua sono tutte cosine estive, lì ci sono, vabbè, anche i cappellini, i guanti invernali, però non è ancora ora, li lasciamo ancora lì. E qui ci sono delle cosine per la piscina, per il mare, altri asciugamani, però appunto abbiamo messo ufficialmente tutte le cose estive via. E qui ci sono solo abiti, la mia mantellina in cashmere di Fendi e un paio di altre giacche e camicie da appendere. Qui
questo, ragazzi, è uno dei miei abiti preferiti tra tutti quelli che ho. Mi era stato regalato per partecipare ad un evento di Zalando. Eccolo qui, questo è il nome, si chiama Needle and Thread. Assolutamente non sponsorizzato, ma se non li conoscete dateci un'occhiata perché sono meravigliosi, davvero. Le applicazioni, i ricami sono stupendi e ci sono un sacco di paillette. Le vedete, ci sono un sacco di paillette, quindi anche molto molto sbrilluccicoso. Altro abito dello stesso brand, questo è a manica un pochino più corta, anche questo è stupendo, guardate le applicazioni, le paillette, cioè, bellissimo. Secondo me non si capisce che mi piacciono tantissimo le paillette, secondo me proprio no, vero? Qui c'è ancora un po' di spazio per appendere altre cosine, volendo potrei portare alcune delle giacche che ho nell'altra camera oppure qua in corridoio. Ma ragazzi, abbiamo ufficialmente finito tutto pieno anche qua. E anche da quest'altra parte, tutto pieno. Quindi se voglio comprare qualcosina di nuovo, l'unico posto dove posso metterlo è qua. Anche qui abbiamo sistemato tutto, tutte le cosine estive qua, così. E qui invece, appunto, cosine per la casa. E adesso vado a ricoprire il tutto così non prende polvere. Tutto fatto, possiamo richiudere il letto. Ed è finalmente tutto fatto. Cambio dell'armadio fatto. Spero vi sia piaciuto questo video e grazie mille per avermi fatto compagnia. Io vi mando un bacio gigante. Noi ci vediamo al prossimo video. Non sono sicura quando sarà, perché poi vi dico domani invece è dopodomani. Quindi non sono sicura nei prossimi giorni, ma sicuramente alle 17:30. Un bacio enorme e il nostro abbraccio finale non può mai mancare. Quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.